100 giorni di governo, 25 impegni realizzati, lo dice qui a Firenze il presidente della regione Enrico Rossi, facendo un primo bilancio parziale dell'inizio di questo suo secondo mandato. Gli impegni sono quelli della sua campagna elettorale, piccole e grandi cose, dalla sicurezza idrogeologica nei territori montani, alla creazione di 100.000 nuovi orti, alla formazione tecnica e professionale degli studenti, fino alla distribuzione gratuita per gli anziani della vitamina D contro l'osteoporosi. La strada è ancora lunga, dice Rossi, che è affiancato da alcuni suoi assessori, ma siamo partiti. A quale di questi impegni avviati o realizzati si lega di più? Quale caratterizza di più l'inizio di questo suo secondo mandato? No, mi piace molto questa dell'educazione fisica nelle scuole elementari, perché insomma, è una carenza nazionale alla quale noi abbiamo provato a dare una risposta, spendendo poco, ma importante per i nostri ragazzi. Poi insomma mi legano un po' tutti i punti, questa della vitamina D ad esempio è un'altra cosa che costa poco ma che può far tanto bene, per basarsi ancora su cose poco costose. Aggiungerei anche che insomma, abbiamo dato sicurezza per quanto riguarda la non autosufficienza, e questo era un tema che ogni volta invece si ripresentava con le discussioni. Poi abbiamo fatto un grosso intervento sull'assetto idrogeologico, anche questa delle biciclette sui treni, noi le abbiamo pieghevoli, quelle pieghevoli si portano dovunque e così accade un po' in tutta Europa, quindi i treni pendolari è ovvio che abbiano un ricarico, però... Lei elogia la riforma costituzionale e dice chiederò più autonomia per la Toscana, cosa significa? Ma io non è che dico meno male, alla fine è stata fatta, sono contento perché innanzitutto ormai era arrivato a esaurimento tutta la fase del vecchio federalismo, per tante ragioni che non ripeto, ma insomma non si poteva andare avanti. Il monocameralismo appartiene anche alla mia cultura politica, io penso adesso bisognerà che il Parlamento discuta per evitare la decretazione d'urgenza e quindi far lavorare di più la Camera a cui il governo deve rispondere in prima istanza. Poi noi avremo invece come istituzioni territoriali una tribuna da cui far sentire la nostra voce. Io credo nell'unità del Paese, ma credo nel ruolo delle regioni e delle autonomie locali. Il 116 ci apre la possibilità di una nuova stagione in cui le regioni virtuose, come la Toscana che hanno i conti a posto, chiedono l'autonomia su cose importantissime come l'istruzione, la formazione, il lavoro, come il governo del territorio, l'ambiente e altro. Io altro, come prima cosa che mi viene a mente, era un sogno di Claudio Martini, lo vorrei perseguire, è un intervento sulla valorizzazione dei beni culturali, parlo solo di valorizzazione. Quindi per quello che mi riguarda la campagna elettorale per il referendum confermativo della riforma la farò volentieri a sostegno della riforma che è stata fatta e anche con l'obiettivo di dire la Toscana si candida ad essere la regione più autonoma tra le regioni non a statuto speciale.